Faccia retromarcia, siamo tutti qua. Niente Istanbul. Vabbè, presidente. Niente Istanbul, cioè. Come si andrà male? Ma oddio, di là male bisogna andare lo stesso, perché effettivamente la prima volta che si arriva lì bisogna andarci, non adesso mi prendo le parolacce magari. No, ma forse vado domani mattina, perché ieri oggi difficoltà, non è andata bene, perché abbiamo capito che d'altro canto si hanno trovato delle squadre che sono squadre le migliori di ogni singolo paese, però intanto dai, dopo quanti anni, 40 che esiste il basket, sì, io sono andato lì, quindi è già un traguardo, però come sempre arrivi a fare un passo avanti, vorresti farne anche un altro. Adesso rimane che gioca stasera e dopo fanno domenica, quindi hanno fatto tre giornate, tre partite, tutte le squadre, domani fanno riposo e poi domenica a finire, che si, ognuna si aggiudica il proprio. Noi non so, arriviamo dove arriviamo, è già stato il risultato, mettiamo, è interessante essere arrivati lì dopo tanti anni. Bene, qua invece il pallone con i piedi, l'acqua, le mani con i piedi. E voi cosa state aspettando? Lei presidente. Ma è un bravo. Cosa posso dirvi? Il derby si è divertito? Beh, diciamo che il derby è una cosa simpatica, al di là del risultato, mi sembra anche che è stato un derby. Allora, i vicentini dicevano che non hanno mai visto la squadra loro correre così come quella sera, e quindi è positivo, perché sono andati via magari un po' incavolati, però hanno visto la squadra che se vuole poco. Mi tocca correre. E noi invece siamo riusciti a fare un gol solamente, abbiamo rischiato qualcosa, abbiamo fatto bene, dai. Credo che sia stata sicuramente un'iniezione di ossigeno, al di là dei 54 anni, cos'è, che Paolo mi diceva in quelli di Vicenza. Io mi sono seduto in panchina fino alla fine, anche l'intervallo sono rimasto lì a guardare le stelle. e poi niente, sono andato via, dai. Mi sembra che volevamo far bene in quel derby, siamo riusciti, i giovani hanno dimostrato che dai, c'è la volontà di fare. Adesso domani sarà in cabina dello speaker, allora? Domani o solo là o sarà più facile che sono qua. Io capisco che la storia qua la sto menando per le lunghe. E quindi saremo qua per portare a casa altri tre punti, dai, ci servono, perché ce li tolgono da una parte e noi dovremmo venire in campo. Poi, penso sappiate, abbiamo fatto sti ricorsi, dovrebbe partire oggi, sono già partito, la coppia adesso l'ha inviata su. E noi confidiamo che il ricorso fatto abbia toccato tutti gli aspetti che a suo tempo sono stati messi in essere da altri. E ci sembra, una volta rileggendo con calma, senza fare un discorso di parte, mi sembra che le cose sono andate in modo tale che ci sembra giusto che ci venga ridato quello che io chiamo il mal tolto. Però, ripeto, noi dobbiamo guadagnarli sul campo, dai. Quelli sono quelli sicuri e certi, se poi arrivano gli altri, vabbè, se arrivano questi penso che... Quindi abbiamo davanti 10 partite, sicuramente sono 10 partite tutte toste, perché non è che domani al Crotone e poi Vestabia, sappiamo che sono tutte dure, e mi auguro che i ragazzi da oggi in avanti interpretino quello che è la vera loro missione, cioè vincere domani. Noi dobbiamo vincere domani e poi ci vediamo domani sera. E se non mi vedete? Ci andiamo a vedere. L'ultima cosa. Grazie. Si parla molto in queste ore, voci incontrollate di nuovi arresti nel calcio scommesse. Si parla soprattutto del fatto che Palazzi, giudice del procuratore federale, possa arrivare ai deferimenti entro la fine del mese. E questo potrebbe portare al processo sportivo e a sconvolgere le classifiche. Lei sarebbe per una drastica punizione, c'è sempre il discorso della responsabilità oggettiva delle società, se dovesse venire fuori veramente uno sconvolgimento delle classifiche, lo troverebbe giusto oppure no? Ma credo che se effettivamente viene riscontrato che la responsabilità c'è ed è pesante, perché anche qua qual è la responsabilità? Io anziano, diciamo, che ho convinto il giovane e lui doveva giustamente alzare la mano e dire qualcuno mi ha convinto a fare qualcosa, perché qui si parla di tutto e di più. Io sarei per dare un taglio netto a tutti, tagliare, ma no, poi dimenticarci fra un mese e ritornare che l'anno prossimo c'è la stessa storia.
per me, arrivati lì, non dover aspettare minimamente il futuro, quello che sarà. Si taglia tutti a casa, ma no a casa, basta fuori dal calcio, non tenti più, anche se magari uno un momento più nel calcio, poi è proprio la porta di dietro e comincia gli altri a fare scommesse al bar. Però per conto mio, se è vero che esiste questa realtà, mi sembra che ormai sia così, sarebbe opportuno che una volta per tutte la giustizia facesse veramente pulizia di tutti quei personaggi che sono all'interno e sono giocatori, ma per lo più credo siano quelli che sono all'esterno che convincono quei giocatori, perché come sapete i giocatori abbiamo uomini che sanno gestire bene la loro realtà, però c'è qualcuno che si fa convincere con parole, con incontri, con discorsi strani, e lì sarei per dire quelli che hanno fatto questo, che sono quelli esterni, lì bisogna tagliare qualcosa e mandarli, e gli altri devono andare fuori dalle palle. Io sarei di questa visione. Dopo, Presidente, invece per quanto riguarda il piano industriale, scusi se